Buonasera, buonasera a tutti. Mi C'è sentite? un momento, il presidente è fuori sede, si è collegato in Skype per fare un saluto. Prego Roberto. Sì, grazie Enzo, grazie direttore. Un breve messaggio a tutti. Vedo una sala particolarmente affollata e degna sicuramente delle migliori occasioni anche per qualità della partecipazione. Ho avvisato l'architetto Florio, mi sono scusato con lui e desidero farlo anche con voi per la mia assenza che non era preventivata, è dovuta a diciamo, problemi diciamo, tecnici di impossibilità fisica. Ma era comunque forte la volontà di partecipazione perché credo che la presentazione di questo volume rappresenti un momento veramente importante e alto sicuramente per la stazione zoologica che aveva veramente bisogno di un'opera così completa, così approfondita e così interessante, ma un po' anche per Napoli sicuramente, per quello che rappresenta questo straordinario edificio nella realtà cittadina e anche nella storia e nella cultura di questa città. Quindi il mio era veramente un breve saluto e un ringraziamento all'architetto Florio, anche per la collaborazione e per la cooperazione, diciamo, che abbiamo messo in atto in questi anni, ma per l'attenzione e devo dire quindi anche per l'amore dedicato a questa stazione e a questa struttura. Come si può vedere, questo volume contiene non solo la qualità diciamo dell'eccellenza anche accademica nella capacità di lettura, di interpretazione, di analisi del materiale, anche storico preziosissimo, alcuni documenti straordinari che ho scoperto io stesso guardando il volume, ma senz'altro tanto amore che a volte rende speciale un'opera al di là, diciamo, dei suoi meriti tecnici. Ed è con questo, diciamo, sentimento di grande apprezzamento per il lavoro dell'architetto che ho l'onore in qualche modo di avviare, anche se da remoto, la presentazione di questo splendido volume. Grazie Roberto, grazie. Spero di aver presto modo comunque di rivedere l'architetto per potermi ancora una volta congratulare con lui e ti lascio la parola Enzo per un buon prosieguo e ti prego di riferire anche i miei saluti al rettore quando verrà tra poco, va bene? Grazie Roberto, buona serata. Grazie a voi, grazie.